Ben ritrovati da Carla e Balconi TV Schio, vi lascio in compagnia di Are You Real? Che meraviglia, ragazzi, mancava solo la polvere di stelle che scende dal cielo, oppure, giusto per stare in tema con la temperatura di oggi, un po' di neve, che ne dici? Che fa freddo, molto. Are You Real? Da dove arriva questo nome? Viene da una battuta di un film di Terry Gilliam, La leggenda del re pescatore. C'è Robin Williams che è un barbone un po' visionario, è un barbone alla ricerca del Sacro Graal ed è anche innamorato di una impiegata timida, impacciata, che lui la segue, insomma, di giorno, non visto, e la guarda quando va al bar, beve il caffè, e quando torna a casa sa che è sola, insomma vanno a cena insieme e alla fine la riaccompagna davanti alla porta di casa, si salutano. È il momento in cui forse si danno un bacio, forse no, in quel momento alla fine dell'appuntamento, no, in cui
vedi com'è andata, e lui invece le fa una confessione incredibile, dice: guarda, devo dirti la verità, in realtà io ti conosco da mesi perché ti seguo mentre vai al lavoro, guardo quando inciampi, vedo che ti senti sola fra la gente, ti guardo quando prendi il caffè, quando leggi i tuoi libri da quattro soldi, e sei la cosa più bella che abbia mai visto. E lei si commuove, in lacrime va vicino a lui, gli tocca il viso, gli chiede: ma tu sei proprio vero? Are you real? Are you real? Tante cose qui succedono nella realtà, e la realtà spesso si interseca con dei piani che non ci sono proprio conosciuti. È una dimensione di sogno, di trasogno, di qualcosa che non si può sentire e toccare. Cosa ne pensi tu di questo? Perché mi sembra che della tua musica ci sia proprio questo dialogo tra il sogno e la realtà. Sì, penso che tutte le mie canzoni parlino di questo. Parto spesso da esperienze personali, molto personali, biografiche, ma non riesco ad essere realista, insomma, ci si mettono sempre dentro poi esperienze interiori che trasfigurano tutto, e quindi cerco sempre di muovermi sulla soglia dell'incanto. Fantastico. E dove possiamo trovare e ascoltare i tuoi incanti? La mia musica è disponibile in tutti i retailers digitali, da iTunes, però vi consiglio di ascoltarla su Bandcamp, perché potete prenderla gratis o con una offerta libera. Fantastico, ragazzi. E allora ricordate di seguire Are You Real e anche noi su Facebook, Twitter ed Instagram. Ok? Are You Real? Oggi sono molto real. Grazie, alla prossima! Grazie, ciao! Twitter e Facebook!